Ciao ragazzi e benvenuti a tutti. Nell'aula di oggi parleremo di Photoshop. Come sovrapporre due immagini. Ok? Quindi partiamo subito con il nostro tutorial e incominciamo da qui. Prima cosa, sblocchiamo il nostro livello dando due clic col tasto sinistro del mouse e dando l'ok. Fatto questo, andiamo nella nostra gomma. Clicchiamo col tasto destro del mouse e andiamo nello strumento gomma per sfondo. Qui in cima abbiamo le dimensioni della nostra gomma e la durezza che normalmente troverete a 100. Nel nostro caso dobbiamo portarla a 0, questo rende il pennello molto morbido e ci permette con facilità di poterlo continuare, di poterlo adattare ai bordi della nostra immagine. Nel mio caso metto un po' più largo, 71, ognuno poi sceglie la grandezza che vuole e lentamente lo passiamo vicino all'immagine. In questa maniera la nostra immagine verrà tagliata. Può succedere, in questo caso per esempio fatto di proposito, che ci sia un errore nell'immagine. Ok, che abbiamo sbagliato qualche cosa. Allora, premere Alt, Ctrl e Z, ritorniamo l'immagine a come era prima dell'ultimo click. Quindi se noi facciamo una cosa bene, possiamo in questa maniera rilasciare e rischiacciare, rilasciare e rischiacciare. In questo modo, quando torneremo indietro, come vedete adesso, non perderemo i risultati del nostro lavoro. Ok, quindi in questa maniera abbiamo la possibilità di poter tagliare l'immagine con una precisione migliore. E nella stessa maniera sarà in questo modo semplice per lavorare. Quando ci sono molte immagini, vedrete che ci può essere una difficoltà nel gestire la grandezza del pennello. In questo caso è semplicemente ridurre la grandezza del pennello per andare a lavorare nelle parti che diciamo stanno dando un problema nella nostra immagine. Come vedete, è molto più semplice lavorare quando abbiamo dei colori che creano un distacco, ok? Nel mio caso, abbassando la grandezza del pennello, sarà più facile magari poi entrare in alcuni punti e poter, in questo caso, per esempio, togliere questa casina. Se ho un pennello molto grosso, vado a influire nella immagine della mia faccia o nei capelli di mia moglie. Per eliminare questo, consiglio di usare quindi un pennello un po' più piccolo che vada a lavorare e mantenga una buona lineatura sulla nostra immagine. Ok? Fatto questo, diciamo portato questo al minimo, quello che serve. Fatto ciò, possiamo adesso andare a prendere l'immagine. Utilizzando questo pennello che si trova qua sotto di selezione rapida, andiamo sullo strumento per l'appunto selezione rapida e andiamo a coprire l'immagine della faccia e del restante di quello che serve del nostro disegno. In questa maniera andiamo così a prelevare il disegno e i componenti che ci servono. In questa maniera possiamo fare un copia e incolla. Ma logicamente non è venuto molto bene. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo usare la trasformazione libera per creare una grandezza che più o meno ci aggradi come immagine. Ok? In questo caso io voglio questa grandezza e lo sposto più qui. Per spostare questo, nel caso non riusciate a spostarlo, abbiamo questo comando che sta qui in cima. Ok? In questo caso annullare. Ok? Fatto questo, per dire posso metterlo qua in cima, do un doppio clic sopra l'immagine. In questa maniera mi viene fissata. Adesso vado all'interno della mia immagine, opa, scusate, ok, e vado a togliere l'opacità. In questo modo
andremo a creare questo magnifico effetto di dissolvenza. Posso sempre muovermi con la mia immagine e posizionarla qui, avendo così un effetto, una fusione delle due immagini. Per quanto riguarda oggi è tutto, ci vediamo presto nei prossimi tutorial. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale, qui sotto troverete il tasto in rosso. E ci vediamo presto, a presto nei prossimi tutorial di Photoshop, piccole pillole di grandi saggezze. Ciao!